Buongiorno amici, stamattina mi sono svegliato prestino per fare una camminatina qui nei dintorni. Devo dire che fa fresco, però non so dirvi che temperatura ci sia. Voglio cercare di salire sopra lì perché da quello che ho capito dall'altra parte c'è una veduta spettacolare. Ci siamo quasi, eccoci in cima. Bam! Beccatevi sto spettacolo, ragazzi. Eccoci qua, in cima. Se vi faccio un 360 gradi. Quello è Santo Stefano di Sessanio. E lì in fondo, su un altro cocuzzolo, c'è un altro paese, però non so dirvi di che paese si tratti. E come dice il buon Simone, se cadi da qui non la racconti. Che dronata, ragazzi. Bene, ora ritorniamo al van e devo ancora fare colazione. Questi posti sono qualcosa di spettacolare, c'è un silenzio, non si sente niente, si sente solo la brezza del vento che ti accarezza. La brezza che ti accarezza, ho fatto la rima. Devo dire la verità che mi è venuto così fulminea e di getto. Eccoci pronti per andare a visitare il paesino di Santo Stefano di Sessanio. Hello! Cioè, questo paese è spettacolare. Questo paesino si trova a 1251 metri sopra il livello del mare e pensate conta a malapena 120 abitanti. Dalla regia mi hanno appena comunicato che il passaggio stretto che avete appena visto serviva per contare le pecore, mentre adesso viene denominato il passaggio del bacio. Del bacio? Non ci siamo baciati però. No, perché io non c'ero, eri da solo. Ah, ero da solo. Siamo ripartiti dal parcheggio di Santo Stefano di Sessanio, non mi veniva.
Ora faremo una puntatina veloce a Rocca Calascio. Se si potrà fare, farò anche un bel voletto col drone. Dopodiché ci aspetta un'avventura in canoa, ma non vi anticipiamo niente. Guardate il video fino alla fine. Siamo arrivati, quello è il paese di Calascio e sopra dovrebbe esserci la rocca. Dato che qui si può far volare il drone, provo a mandarlo su, vediamo che si vede. Eccoci di nuovo in marcia, avete visto le immagini di Calascio e Rocca Calascio, meravigliosa. Purtroppo non abbiamo potuto andare su a piedi perché comunque ci vuole del tempo ed è quello che ci manca, perché all'1:30 abbiamo una prenotazione con delle canoe in un fiume. Basta, non vi dico più niente. Siamo nella cooperativa Il Bosso, la quale organizza un'escursione in canoa nel fiume più pulito d'Italia, se non d'Europa. Noi siamo pronti, ora facciamo gli ultimi accorgimenti e poi si parte in canoa per questa avventura che durerà circa 2 ore, 2 ore e un quarto. Eccoci, siamo tutti pronti. Intanto vi faccio vedere un po' il colore del fiume. Sei pronto Gian? Riccardo e Gianluca? Piacere Camillo. Come devo pagaiare? A destra o a sinistra? Dai Nico, dai! 50 metri! 50 metri al traguardo! Campioni del mondo! Olè! Ciao Pepe! Pepe? Sì. Vieni. No, scende magari lì. Grazie, spero vi siate divertiti. Grazie a te, grazie a voi. Ora che abbiamo pranzato, ci è venuto in mente che in frigo avevamo questa buonissima cosa da mangiare e ce ne eravamo proprio dimenticati. Speriamo sia ancora buona, se no dobbiamo tornare a prendere un altro vasetto. Sentiamo? No, vabbè. Cioè, zuppa inglese, fai vedere sotto, va? Ben signore, vabbè, faremo sto sforzo, dai, vai Eli. Scoppia, sta scoppiando la mamma. È ancora buono? Bene, allora direi di finirlo direttamente. Aspetta, cosa? No, beh, adesso tocca a me ragazzi. Ah, scusate il barbone, ma non ho voglia di tagliarlo e lo taglierò a casa. Si parla. No, aspetta che arrivo. E ti sei mangiato mezzo vasetto solo te? Guarda, mezzo vasetto. Dai, dammi qua. No, dai, l'abbiamo mangiato in due. E alla fine, dopo il dolce, un bel caffesito. Ma che roba. Più schiuma che caffè. Esperienza bellissima quella del fiume Tirino, il più pulito d'Italia, anzi d'Europa. Le immagini sicuramente hanno reso l'idea.
Ora stiamo prendendo queste stradine belle 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 proprio da fare in van e stiamo andando a Campo Imperatore, a Magnaglia Arrosticini. Vediamo Dani in che strada ci sta portando. Ci passa giusto giusto un van praticamente. Solo che se devi andare a Campo Imperatore a questa velocità, arriviamo domani mattina. Beh ragazzi, sta strada è tanta roba. Ah, e questo è Castel del Monte, dai, dobbiamo scavallarlo. Siamo arrivati nel paesino Castel del Monte, bellissimo, guardate che vista. In teoria dovremmo scavalcarlo e dopo dovrebbe esserci la piana di Campo Imperatore, se non vado errato. Gian, ma siamo arrivati sulla luna? Sì. Guarda! Spam! Siamo partiti dal fiume con 27 gradi e siamo arrivati qui, ce ne sono 16, sono le 16:30, questa notte sicuramente dormiremo al fresco. Non so se si è vista, ma quella in fondo era la piana di Campo Imperatore. Manca poco. Che spettacolo! Siamo arrivati a Campo Imperatore.